Dicevamo però del ciclismo, grandissima emozione sull'Alpe d'Huez con la vittoria di Pierre Rolland, che ha sfruttato il traino di Samuel Sanchez, ha raggiunto Contador e poi l'ha staccato nelle rampe finali proprio della salita del Tour. La maglia gialla passa sulle spalle di Andy Schleck, che la dovrà difendere nella cronometro finale con 57 secondi su Cadel Evans, il favorito, e 53 su Frank Schleck. Ne parliamo con gli amici di velobike.it, Roberto Sardelli su tutti come sempre al telefono con noi. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Sportiva. Dopo quella, e ti chiedo così subito un primo giudizio, che si può dire la più bella tappa di questo Tour de France? Ma veramente l'ultima settimana ci ha regalato sempre grandi emozioni. E sono state emozioni diverse, quelle vissute a Cap, quelle vissute ieri e quella vissuta oggi. Certo, oggi aver assistito alla tappa ci sono tanti flash che ti restano dentro. Su tutti veramente la grande impresa, la grande generosità di un campione come Alberto Contador. Veramente perdere un tour, perché lo sta perdendo questo tour, ma lo perde veramente con l'onore delle armi. Veramente è stato un grande Ettore, cercando delle metafore con la guerra di Troia, proprio un grande guerriero e veramente oggi l'icona principale è la sua, anche se certamente non bisogna tralasciare questo giovane Rolland, che veramente, tolti i ruoli da gregario nei confronti dell'ex maglia Leclerc, ha dato il massimo agendo un pochino anche d'astuzia, di opportunismo sulla salita, sulla scesa verso l'Alpe d'Huez. Veramente bravo, un grande generoso Cadel Evans e un pochino uno stanco Andy Schleck, che domani veramente si troverà alla resa dei conti proprio con Evans nella gara a cronometro. Per quanto riguarda dunque quella che sarà la tappa di domani, una quarantina di chilometri proprio per la cronometro, dunque ovviamente una tappa che poi è quasi completamente pianeggiante, favorisce gli specialisti delle corse contro il tempo. Grenoble, ricordiamo, 42,5 chilometri. A questo punto il dubbio, l'interrogativo è quello di Andy Schleck, se riuscirà effettivamente a mantenere 57 secondi su Cadel Evans, 53 sul fratello, ma insomma sicuramente più pericoloso l'australiano contro il tempo. È veramente una corsa a tre. Sì, però bisogna fare delle precisazioni, perché la cronometro di domani l'abbiamo già vista meno di un mese fa nel corso del finato e non è proprio completamente pianeggiante. Grenoble è una città posta in una valle, ma ha ospitato le Olimpiadi invernali, quindi ci saranno dei tratti in salita e sarà un cronometro rispetto a quella per specialista abbastanza sui generis, per cui potrebbe in questo caso, potrebbe sulla carta agevolare anche Evans. Quello che vorrei insistere è che trattasi un pochino delle ultime tappe del tour, dove al di là della specializzazione vale soprattutto il fondo che entrambi hanno dimostrato di possedere. Andy ieri ha fatto 60 km, se non si affonda certamente non si fa l'impresa che ha fatto lui a Saint-Chevalier, per cui vedo leggermente favorito Evans, ma gli do un 60%, non di più. Il resto del 40% lo lascio alla maglia gialla. Frank, che diciamo segue il fratello in classifica, è anche meno specialista del fratello, per cui lo vedo come un terzo incomodo, ma se domani dovesse recuperare credo che tra tutti rischia il podio, se dovesse anche fare una grandissima cronometro anche Alberto Contador. Prima di sentire dal nostro Roberto Sardelli, velobike.it, quali sono invece anche le condizioni degli italiani, perché oggi abbiamo visto alla fine un buon Cunego decisamente meno basso, diamo la parola proprio ai protagonisti, partendo dal protagonista di giornata Alberto Contador. Ci ha provato fino alla fine, si è fermato tra virgolette sul più bello, comunque una grande ascesa la sua, soprattutto sull'Alpe d'Huez. La classifica però rimane proibitiva almeno per la maglia gialla finale, 3,55 di ritardo. Sentiamo come ha commentato ai microfoni della Rai la tappa di oggi. Intentavo jugármela al todo por el todo. No estoy siendo el corredor del Giro d'Italia, che tenía esas piernas tan buenas. Non sono come al Giro d'Italia, non ho le gambe tanto buone, ma ho cercato di dare il tutto per tutto. Ha sido un esfuerzo grandísimo este año, especialmente el Giro ha sido algo increíble. Pero mira, sinceramente, hoy he intentado conseguir la victoria, no he conseguido, pero mira, no cambio nada de todo el año. El recuerdo que tengo
el recuerdo que tengo de toda la temporada y especialmente del Giro d'Italia para mí es inmejorable. Non dimentico niente di questa stagione, non dimentico niente di quello che mi ha dato il Tour de France oggi, ho cercato di vincere la tappa. E nada, e aprovechando también quiero darle las gracias a todo el público italiano che ayer en el Col dell'Agnello mi hicieron sentir come in casa. Grazie a te, grazie a te. Ha detto voglio ringraziare, voglio approfittare di questa giornata di oggi per ringraziare il pubblico italiano che sul Colle dell'Agnello mi ha fatto sentire a casa. Pace fatta quindi anche tra Contador e i tifosi, ricorderete i fischi sia al Giro ma anche all'inizio del Tour de France, insomma stare conquistando forse con questo tipo di prestazioni il favore del pubblico che con le vicende del doping invece sembrava essersi allontanato dalle capacità e dal futuro di Alberto Contador. Abbiamo detto invece degli italiani, Bene Cunego decisamente meno basso, sentiamo anche da Ivan Basso, ciclista della Liquigas, cosa non è andato in questa tappa e poi Roberto Sardelli di Velobike ci spiega il resto. Sì, oggi è stata una giornata molto difficile per me, è chiaro, non è avvenuto quello che io mi aspettavo, cioè quello di crescere in questa seconda parte di Tour. Io credo che sia stata molto probabilmente aver perso più di 10 giorni di lavoro nel mese di maggio, il mese per la preparazione, alla fine nella terza settimana e nel terzo giorno consecutivo si è fatto sentire. Ho cercato di difendermi come ho potuto e niente, adesso resta la crono. È chiaro che per me è stata una delle giornate più difficili, però è apprezzare almeno l'impegno di aver tenuto duro fino alla fine. Questo è uno stadio in verticale, no? È una montagna mitica e io ci sono arrivato più di una volta con il Tour, credo che è stata sicuramente molto bella anche per tutti gli atleti che arrivano dal primo all'ultimo. Così Ivan Basso a Rai Sport dopo la tappa di oggi ha confessato le sue difficoltà. Roberto Sardelli. Ma sicuramente l'incidente sull'Etna non è che l'ha aiutato, però credo che comunque sia è un passo lontano da quello che abbiamo apprezzato l'anno scorso sul Monte Grappa e ad Asiago, e sullo Zoncolan. E diciamo i nostri corridori sono stati bravi, Cunego soprattutto aver ritrovato le posizioni alte della classifica, ma non di più. Al momento non disponiamo del grande, perlomeno al Tour, non disponiamo del grande atleta in grado di farci sognare. Può essere Nibali se si prepara attentamente, ma ancora lo vedo leggermente al di sotto. Scarponi forse, ma a noi adesso ci manca, non dico il Contador, ma anche l'Evans. A questo punto sono su un gradino superiore, aspettiamo i giovani. Però ripeto, è molto encomiabile la serietà, la professionalità, del resto mai posta in dubbio di Ivan Basso, ma sicuramente la condizione ne ha risentito. E per quanto riguarda Cunego ci ha sorpreso, ma ripeto, sarà tanto se ci farà strappare un posto nei primi 5. Eh sì, anche perché, lo ricordiamo, è quinto con 3:31, Contador però a 24 secondi lo supererà sicuramente a cronometro, dove Damiano Cunego è praticamente fermo, proverà a difendersi da Sanchez che ha 50 secondi circa rispetto all'italiano e poi Basso, insomma si prevede un arrivo fra il sesto e il settimo posto per il primo italiano. Per concludere però, Roberto Sardelli, velobike.it, ti voglio far spendere una parola anche su Thomas Vauclair, perché anche oggi ha provato a resistere, addirittura era tornato insieme a tutti gli altri all'imbocco dell'Alpe d'Huez, poi alla fine non ce l'ha fatta, ma anche sulla salita finale se l'è presa con il pubblico, ha limitato i danni e rimane quarto in classifica. Bisogna fargli i complimenti a questo ragazzo. I complimenti assolutamente sì, però mentre fino a ieri potevamo fare dei complimenti complementari, mi si è concesso il gioco di parole, nel senso sia per la generosità ma anche per la testa, perché ieri seppe correre veramente con la testa, attese che fossero gli altri a togliere le castagne dal fuoco. Oggi secondo me ha sbagliato, perché nel momento in cui ha avuto l'incidente meccanico Evans si è trovato da solo e si è sentito perso, si è intestardito a voler galleggiare intorno a 30 secondi e poi ha effettuato uno sforzo che la lunga ha pagato. E Evans, Basso addirittura, sono rientrati prima di Borglazan ai piedi dell'Alpe d'Huez e facendo molto meno sforzo. Oggi ha avuto un grosso dispendio di energie, oggi veramente
ha perso un po' la testa nel momento topico della corsa, però indubbiamente il suo tour è stato davvero davvero encomiabile, è stato veramente regalato a francesi grandi soddisfazioni come da tempo che non vivevano, e sicuramente anche lui sarà un'icona di questo grande tour che io reputo il più bello degli ultimi 20 anni. Grazie davvero a Roberto Sardelli per il racconto a caldo della tappa di oggi del Tour de France. Ci aggiorniamo alla serata di oggi con altri grandi ospiti per analizzare quello che è successo sull'Alpe d'Huez e non solo. A presto Roberto. A più tardi, un saluto a tutti voi.